L'Ucraina è un paese situato nell'est dell'Europa e confina con la Bielorussia, la Slovacchia, l'Ungheria, la Romania, la Moldavia e la Russia. Gli ucraini hanno ottenuto l'indipendenza solo nel 1991. La situazione politica ed economica in Ucraina non è buona. Certamente vi è un periodo di instabilità politica, soprattutto nella zona orientale del paese. Dopo la crisi di Crimea, nella primavera del 2014, ora nella zona orientale, quella al confine russo-ucraino, più che di crisi, vive in uno stato di guerra. Nella zona occidentale del paese, dove noi viviamo, la situazione invece è calma. L'economia del paese, come tutti i paesi dell'ex Unione Sovietica, dopo la caduta del comunismo, ha avuto un crollo. L'Ucraina è un paese dove il costo della vita è paragonabile a quello europeo, ma gli stipendi però sono di un decimo. Si nota solo una certa instabilità economica e soprattutto l'aumento del costo della vita. La gente, con la paura, guarda al suo futuro. Ogni anno molti giovani emigrano in Europa occidentale. Il livello di disoccupazione in Ucraina è molto alto attualmente. Nel paese, inoltre, c'è tanta corruzione e mercato nero. Il 79% della popolazione ucraina è cristiana. Circa metà dei cristiani sono di tradizione ortodossa. La maggioranza dei cattolici ucraini appartengono alla Chiesa greco-cattolica, gli Uniati. Si trova quasi esclusivamente in Ucraina occidentale, Lviv, e attualmente è la più grande chiesa cattolica di rito orientale. Il 14,1% di tutti i credenti dell'intera Ucraina. I cattolici di rito latino o romano cattolici, l'1,7% di tutti i credenti ucraini. Oggi, anche se un gran numero di fedeli e clero è di origine polacca, però la Chiesa cattolica romana sta sempre diventando sempre più Chiesa dell'Ucraina. In Ucraina i due paolini polacchi, Don Mariusz e Don Wojciech, sono presenti dal 5 marzo 2014. Fin dall'inizio sono stati ben accolti dalla chiesa locale di Leopoli. Monsignor Mieczysław, l'arcivescovo latino di Leopoli, ci ha offerto alloggio nel seminario diocesano. La presenza dei paolini ci riempie di gioia. Sono molto felice che hanno accolto il mio invito e sono venuti da noi. Siamo aperti e sempre speriamo che gli altri sacerdoti, soprattutto della Polonia, vengano a darci una mano. I media servono proprio per poter arrivare con la parola di Dio nei vari ambienti, soprattutto per trovare i giovani che forse ancora non hanno il coraggio per fare un incontro personale o venire nella Chiesa. Tramite la predicazione della parola di Dio o tramite la televisione possiamo trovare anche loro. Nelle prime settimane del nostro soggiorno abbiamo aperto una piccola libreria nel Palazzo della Curia. Il nostro luogo di apostolato è la prima libreria romano-cattolica in questa città che conta 850.000 abitanti. Questo luogo offre anche per il clero locale la possibilità di comperare i paramenti essenziali per la liturgia. Abbiamo inoltre iniziato l'attività editoriale, stampando in lingua ucraina, in stretta collaborazione con le strutture delle edizioni San Paolo polacche. Abbiamo cominciato i lavori per registrazione ufficiale della congregazione davanti allo Stato. È stato già elaborato lo statuto della Società San Paolo e tutti i documenti sono stati inviati all'ufficio ministeriale a Kiev, da dove aspettiamo la risposta positiva d'approvazione. Come il nostro compito per il futuro rimane ancora la fondazione della casa editrice San Paolo. Però per adesso le nostre limitate possibilità non ci permettono di creare e mantenere la struttura editoriale. Abbiamo già preparato i primi libri nella lingua ucraina. Ci sono le meditazioni sui misteri del Santo Rosario, le preghiere ad Angelo Custode, come pure il piccolo messalino per i bambini. I libretti sono stati pubblicati dalle edizioni San Paolo Polonia e portati qui in Ucraina.
L'opera di evangelizzazione attraverso i mezzi della comunicazione sociale nella Chiesa romano-cattolica in Ucraina è ancora poco sviluppata. Però vale a dire che i nostri fratelli cattolici di rito orientale hanno ben funzionanti case editrici e sono già ben presenti nell'ambiente dei media. I nostri due confratelli sono impegnati anche nelle strutture della Chiesa locale. Don Wojciech, per metà tempo, è il padre spirituale del seminario. Lavora anche come corrispondente della sezione polacca dei Radio Vaticane in Ucraina. Don Mariusz insegna presso l'Istituto Teologico e il Seminario di Comunicazione, Media Education e Information Technology. È anche responsabile di un programma cattolico in lingua polacca di 2 ore ogni domenica in una locale radio, Niezależność. I nostri sacerdoti sono anche disponibili per l'aiuto pastorale nelle parrocchie della diocesi. Grazie a questo servizio possono farsi conoscere e trovare nuove vie per la diffusione dei nostri prodotti apostolici tra i pochi cattolici romani in Ucraina. Nel mese di luglio 2014 la regione Polonia della Società San Paolo ha comprato una casa posta nel centro della città. L'edificio, costruito prima della guerra, esige una ristrutturazione edilizia che dovrebbe durare fino all'estate 2015. Nel futuro, a Dio piacendo, si potrebbe anche ingrandire la casa costruendo altri 2 piani. La Chiesa romano-cattolica in Ucraina è la Chiesa della diaspora. Molto spesso nelle comunità parrocchiali ci sono 30 o 40 fedeli. Sembra che ancora per i tanti anni la nostra presenza e il nostro apostolato debba essere aiutato economicamente dall'estero. La casa davanti a cui siamo presenti in pochi mesi diventerà la sede della prima comunità dei Paolini in Ucraina. Proprio qui svolgeremo il nostro apostolato. Anche qui ci sarà il posto della formazione per i futuri candidati provenienti dall'Ucraina.